Buonasera a tutti. Io credo che il primo tempo siamo partiti un pochino. Abbiamo tanti ragazzi giovani, perciò abbiamo avuto un po' di problemi nel palleggio, un po' di frenesia dovuta comunque un po' all'inesperienza e all'impatto alla partita. E però abbiamo fatto un'ottima fase difensiva nel primo tempo. Poi nel secondo tempo qualcuno si è sciolto e la qualità del palleggio, delle cose è cresciuto e ha fatto la differenza. Poi anche i cambi, cioè, chiaramente. Grazie. Prego. Buonasera, mister. Luca Sassese, Radio Global Network. Complimenti per la partita. Vedendo questa partita, insomma, sembra che è alla Reggiana da tanto tempo, non da poco. Ecco, cosa sta regalando lei ai suoi giocatori e cosa stanno regalando i nuovi e i vecchi a lei? Grazie. Ma appena sono arrivato mi sono trovato benissimo perché ho preso in mano un gruppo di ragazzi per bene, gente che lavora forte, perciò sono contentissimo di questo. Quello che mi danno i giocatori è come questa sera, hanno fatto una partita intelligente contro un avversario molto forte, perciò hanno avuto l'intelligenza di capire il primo tempo e poi sfruttare il secondo. Ciao Alessandro, Massimo Canta Salve. di Cantacanta, complimenti per la prestazione. Hai detto bene, siete rimasti in partita il più possibile per poi deciderla e avere un altro ritmo. I cambi forse l'hanno vinta da parte tua e persa dall'altra parte? Sono No, stati più no, importanti i tuoi? ma no, non credo. Io credo che ognuno della mia squadra ha fatto il suo lavoro oggi e poi dopo quando le squadre, soprattutto ad agosto, calano, magari è pure più facile entrare. E io parlo dei cambi degli avversari, assolutamente, perché non mi permettere mai. E calcio d'agosto, dai, calcio d'agosto è un po' imprevedibile a volte. Noi abbiamo fatto una partita onesta. Sappiamo che il campionato sarà molto più difficile del calcio d'agosto, il nostro obiettivo è sempre quello di salvarci e dobbiamo essere umili, anche dopo una serata come questa, dobbiamo essere sempre coi piedi per terra. Ciao mister, buonasera. Roberto Tegoni, Gazzetta di Reggio. Ieri in conferenza stampa dicevi rispetto alla partita col Pescara vorrei vedere una fase di possesso, di costruzione migliore. Forse nel primo tempo abbiamo sofferto in un modo dopo è uscito e poi volevo chiederti la conferma dell'11 della settimana scorsa perché non hai voluto schierare magari il nuovo. Ma sì, no, ho detto, siamo partiti un po' a contratti. L'anno scorso avevo tanti giocatori titolari di questa sera, giocavano in primavera e perciò ancora non sono forse abituati a fare partite con un avversario così forte anche fisicamente quando ti salta addosso. E niente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dai, sono molto contento dell'interpretazione soprattutto. Sulla formazione iniziale che hai confermato l'11 contro il Pescara. Ma quelli che sono arrivati dopo dobbiamo un po' farli, li inseriamo piano piano, piano piano. Cioè, c'è qualche infortunato che sta rientrando e i nuovi piano piano, perché magari fisicamente non stanno al 100%, è meglio che entrano quando cala un po' la partita e perciò abbiamo cercato di mettere la formazione che in questo momento è la migliore. Sempre in chiave reggiana e la coppia difensiva, Marcandalli Romagna ti ha offerto garanzie e poi ecco Duarte, come sta Duarte, visto che non lo vediamo da. Ma piano piano vedrete tutti. Adesso ho detto, si chiuderà il mercato, ci sarà gente che va, gente che viene. Dopodiché vedrete tutti, perché ci saranno tante partite, perciò sfruttiamo ogni risorsa della nostra rosa, proviamo. Sulla coppia centrale invece che cosa ti ha dato? Va bene, cioè, due giocatori molto diversi, Romagna e Marcandalli. Uno magari più esperto e l'altro un cavallo da corsa. L'altro puro sangue, quando gliela buttano lunga, noi siamo contenti perché vederlo correre, quella forza che ha, anzi, è qualcosa di diverso rispetto a tante altre cose. Alessandro, cominciamo da un risultato inaspettato, probabilmente una Reggiana che è venuta con coraggio a fare la partita, soprattutto nel secondo tempo. Te lo aspettavi una Reggiana così coraggiosa?
Abbiamo preparato bene la partita e sapevamo che potevamo mettere in difficoltà il Monza e ci siamo riusciti alla grande. La tua partita invece come la giudichi? Io ho scritto che a volte sei andato in difficoltà sulla velocità, ma è uscito un inaspettato mestiere per un giocatore così giovane. Sì, comunque è la prima volta che mi trovo su un palcoscenico così importante e ovviamente all'inizio ho avuto un po' di difficoltà, poi col tempo mi sono trovato a mio agio. Grazie molto merito ai miei compagni. Ecco, rispetto ancora alla partita, cos'è che vi è riuscito meglio secondo il tuo punto di vista e dove invece secondo te avete fatto più fatica? Ma abbiamo fatto un'ottima partita, siamo riusciti ad andare a prenderli alti, siamo riusciti nei contropiedi ad aspettarli e a difenderci bene e con la palla abbiamo fatto molto bene e abbiamo creato tanto. E invece sugli aspetti un po' più faticosi della partita? Ma sicuro sapevamo che loro sono una squadra importante, ci hanno messo in difficoltà grazie anche ai grandi valori che hanno nella rosa. Comunque ce la siamo cavati bene. Le tue aspettative per quest'anno? Ci sono giocatori del tuo ruolo che hanno molta più esperienza, però Nesta ti vede. Sì, sono molto contento per la fiducia che mi ha dato il mister in queste due partite di Coppa Italia. Spero di ripagarla nel migliore dei modi, continuando a lavorare e comunque essere sempre a disposizione del mister. A proposito del mister, in conferenza stampa ti ha elogiato, ha detto che sei un cavallo da corsa, insomma non hai paura di niente, ti butti sempre. Ecco, stamattina quando ti sei alzato te l'aspettavi un risultato del genere, di fare comunque un'impresa qui, uno scalpo in uno stadio importante come quello del Monza? Come ho detto prima, sapevamo di mettere in difficoltà il Monza perché abbiamo lavorato tanto in settimana, abbiamo lavorato tanto durante questo mese, durante il ritiro e ci siamo fatti trovare pronti. Ecco, vabbè, se li avessi fatti tutti di notte, guarda, meglio così piuttosto che non farne, va benissimo così, dai. Speriamo ci siano, che ne spostino tante di notte. Ecco, particolarità a parte, insomma, è una Reggiana che, come diceva Nesta nel pre-partita, nei giorni scorsi, deve mostrare coraggio. Stasera ha dimostrato tanto. Sì, il mister chiede un calcio molto propositivo e noi ce la mettiamo tutta per rendere al meglio. E il mister, secondo me, ha preparato bene anche la partita perché ci ha spiegato molto i loro punti deboli che potevamo sfruttare. Sì, che tanto deboli non sono, anche perché squadre di Serie A ne ha veramente pochi, però abbiamo saputo gestire bene la palla, gestire bene la fase di non possesso e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. E dal punto di vista personale sei entrato nel secondo tempo, un minuto praticamente dopo è arrivato il gol. Ecco. Sì. Dici un po' anche la dinamica. Sì, la dinamica è stata un po' confusionaria. All'inizio l'azione è stata un po' particolare perché si è svolta a sinistra dove abbiamo recuperato una palla, c'è stato uno svolgimento e è arrivata la palla Ciga, che ormai mi conosce e sapeva che potevo essere incisivo in quella zona del campo, infatti ho sfruttato il suo assist e ho calciato meglio che potevo. Dopo le esperienze precedenti in Serie B, quest'anno che ruolo ti vuoi ritagliare all'interno della squadra? Io cercherò sempre di dare il massimo, sia in partita che in allenamento, e quello che arriva, sì, diciamo che non è che vorrei dirlo, quello che arriva arriva, però io darò sempre il massimo per questa squadra e i frutti verranno fuori, dai. Ecco, non siete ancora al completo. Non dico dal punto di vista solo numerico, ma anche della costruzione del gioco, insomma siamo sempre ad agosto, però quali sono gli aspetti che emergono di questa Reggiana all'inizio campionati che manca fra una settimana? Sì, una settimana. È molto propositiva, molto organizzata e pronta, carica per il campionato di Serie B e questa partita lo dimostra che siamo pronti anche quella prima a dare 6 gol a una squadra di Serie C, comunque non è da tutti e sicuramente noi daremo il meglio per raggiungere il nostro obiettivo finale. Buonasera Filippo. Ciao. Luca Savarese, Radio BlaBla Network.
Ecco, stamattina quando ti sei alzato te l'aspettavi di poter fare stasera uno scalpo a un Monza comunque così in auge, e da bambino chi è che era il tuo idolo? Allora, stamattina diciamo che non me l'aspettavo tanto, però ho visto come si è messa la partita, nel senso che comunque ce la siamo giocata, non è che ovviamente le nostre linee difensive erano un po' più basse rispetto alle loro, che hanno controllato un po' di più il gioco, però come è normale che sia. Il mio giocatore preferito invece era Pirlo, anche se il ruolo, le caratteristiche sono completamente diverse, però lui un po' che mi ha che mi ha fatto crescere con quell'idea di centrocampista perfetto. Grazie mille. Grazie a te. Un posto, grazie.